Ciao a tutti amici di xymardolo.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo mouse da gaming della Razer, parliamo del Razer Alignset, nella variante wireless. È disponibile in commercio anche la variante Tournament Edition, dotata di collegamento cablato per chi magari non ama troppo periferiche da gioco, periferiche in generale con collegamento wireless. Dobbiamo comunque dire che Razer per il Alignset Wireless ha implementato anche la tecnologia AFT, ovvero Adaptive Frequency Technology, che sostanzialmente riduce al minimo lag e disturbi causati da altre periferiche, sia da gioco che non wireless, che operano alla stessa frequenza di 2,4 GHz e che, tra virgolette, ruotano nell'orbita del mouse stesso. Ulteriore ultima differenziazione tra i due modelli, tra le due varianti, è sicuramente l'adozione di un sensore da 16.000 dpi 5G laser per quanto riguarda il Lancet Wireless e la versione ottica per quanto riguarda il Tournament Edition. Quindi magari per i puristi delle prestazioni è più indicato scegliere la versione Lancet Tournament Edition. Ma questi ovviamente sono aspetti soggettivi e che sta alla persona scegliere. Passando alla confezione, troviamo le classiche informazioni e immagini illustrative del prodotto riportate sia nella parte frontale sia nel retro della confezione stessa. All'interno troveremo un classico manuale di istruzioni, due classici stickers con effetto croma, ringraziamenti e ulteriori informazioni da parte di Razer circa il Lancet. A seguire troviamo diversi accessori che sono un cavo di circa 2 metri di lunghezza con rivestimento in treccio di tessuto, un supporto in plastica adattatore per il ricevitore 2,4 GHz wireless che potremo quindi utilizzare con il cavo adattatore prolunga o direttamente collegato al nostro case o alla rete della nostra scheda madre. Sarà a voi scegliere come collegare il Lancet Wireless al vostro computer. Infine troviamo il mouse stesso, che è il Razer Lancet Wireless. Come possiamo osservare, il design è sicuramente rinnovato rispetto ai precedenti modelli, sostanzialmente anche a quello più conosciuto e più venduto, ovvero il Razer The Dadder. Possiamo osservare il suo design ambidestro ergonomico, la colorazione gunmetal, quindi si distacca un po' dalla colorazione classica nera del Razer The Dadder o comunque del Mamba e di altri mouse da gaming della Razer. Nel dorso troviamo sempre il logo della Razer che verrà redeterminato del colore che noi vorremo dal sistema Razer Chroma e ciò avverrà anche per la rotellina tipo cliccabile con rivestimento in gomma nella parte avanzata. Troviamo due tasti che potremo personalizzare con il nuovo Razer Synapse 3 o Razer Synapse Pro e come possiamo osservare in parte il design riprende quello del Razer The Dadder Elite che abbiamo recentemente recensito. Nella parte avanzata troviamo due classici tasti principali dotati di switch Omron che sono stati personalizzati da Razer e sono quindi denominati Razer Hyper Response Buttons. Come possiamo osservare, troviamo anche una biforcazione per migliorare il grip e il comfort di impugnatura sul mouse stesso. Le dimensioni rendono ideale il Lancet per coloro che hanno una presa palm grip, fingertip o anche glow grip a seconda della dimensione della mano, come diciamo sempre, quindi ed è tutto soggettiva, anche se comunque le dimensioni rendono un poco più pragmatico, comunque più definita la vera tipologia di presa che potremo utilizzare sul mouse stesso. Ci spostiamo nel lato di sinistra dove possiamo osservare questo nuovo design, queste nuove superfici. La parte avanzata troviamo una superficie identica a quella superiore che è una finitura liscia in plastica. Nella parte un poco più centrale troviamo un inserto in gomma con delle striature per migliorare sempre il grip sul mouse stesso, ovviamente anche per il posizionamento del pollice per poi cliccare i due tasti laterali che hanno un ottimo feedback sia sonoro che tattile e anche un inserto in plastica lucida. Sicuramente
stesso design e superfici le troviamo anche il lato DS, in quanto abbiamo già detto essere un mouse ambidestro ed ergonomico. Poniamo il mouse in posizione classica frontale per osservare anche questo design futuristico del nuovo Razer Lancet. Ci spostiamo infine nella parte inferiore dove troviamo un single mousefit più due distaccati nella parte superiore. Nella parte centrale troviamo il sensore laser 5G da 16.000 dpi, che in teoria dovrebbe essere lo stesso Philips TwinEye PLN 2034 dei precedenti modelli quali il Mamba e il Naga. Troviamo anche uno scomparto che potremo semplicemente aprire per riporre il nostro ricevitore nel caso non utilizzassimo il mouse per alcuni giorni. Troviamo anche un tasto fisico per attivare e disattivare il collegamento, quindi il funzionamento del mouse, e al di sopra troviamo un tasto un po' come gli zoomi per selezionare i profili. Ovviamente questo è un discorso che potremmo effettuare anche direttamente dal software di gestione. Eventualmente dobbiamo vedere se questo cambiamento può essere effettuato anche bindando uno dei due tasti presenti nella parte superiore del mouse o in questi qua laterali. Con questo è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximador.com. Un saluto allo staff.